Grazie mille. Vai, guardiamoci questi dinosauri della Dingo Pictures. Io so solo qualche frase di questo cartone, non l'ho visto tutto. E io ho paura, spero si senta l'audio. Il volume è al massimo. Devo eliminare i messaggi perché c'è una parola bannabile, signor Angelo. Eccoli qua, i nostri dinosauri. Come va? Abbastanza bene, anche se ogni tanto ho dei ripensamenti su se abbandonare o meno il mondo del web per un po'. Ho un po' questi pensieri ogni tanto. Ah, eccoli qua. Stanno sempre più gente, adesso basta. So che c'è E algo di grave, tutte devono doppiato venire, pure tutte bene. devono vedere nascere il nostro bambino. È una delle cose più trash e zozze che vi abbia mai visto. Andiamo bene. È il nostro Già come primogenito. è stato E doppiato allora questo? non è niente di eccezionale. Madonna mia. Scusami, certo che è una cosa speciale. In verità è il primo uovo che un dino Ma è ha doppiato incontrato nel mondo. malissimo, eppure in Tutti i dino ritardo precedenti sono cioè, stati mangiati dalla l'audio cicoria. rispetto al video. Silenzio, credo che si sia mosso qualche cosa Oh nell'uovo. no, È troppo presto, ci vuole ancora. Madonna, quell'uccello sembra che ci abbia, boh, Oh, sono un'emozione cuscino, sta dentro. arrivando altra gente. Che cosa devo offrire da mangiare? Mamma mia, come Una parlano. nascita crea sempre così tanto lavoro. No, non puoi scrivere in caps, se È vuoi un bel uovo, riscrivermelo sembra normalmente. veramente un bellissimo dino. Ho lucidato l'uovo tutti i giorni. Cinque dini ti fa bene Addirittura. due. Nah, sciocchezze, teorie moderne, basta metterla al sole. Questo Ma dovrebbe bastare, non c'è altro. Oh, adesso è ora. Adesso dovrebbe già essere qui. È in ritardo? Dio Benissimo, benedetto mi il dice sempre in doppiaggio, ritardo, Madonna. ma non È è fatto con colpa i mia. piedi il Ci doppiaggio. penso io. Ma non così. Che razza di cartone è Arrendiamoci, questo che... potresti colpirlo in testa. Colpetti leggeri sulla nocca non hanno mai fatto male a nessuno. Ah! Sta uscendo, guardate bene. Mamma mia, che animazione. Bellissimo questo dinosauro. Come è stato disegnato poi? Un maschio. Guardate tutti, è un maschio, è già molto grande. Ma sembra incazzato quel dinosauro. È maschio. Un piccolo dino è sempre una gran bella cosa. Madonna, mi fanno male le orecchie a sentire Nascono questo pensa come doppiaggio. diventano quando sono grandi. Oh santo cielo, meglio non pensarci. Meglio non pensarci. Ma chi cavolo l'ha doppiato? No, no, piccolo, vieni da me, io sono la Io tua voglio mamma. sapere chi cavolo l'ha È doppiato. meglio che tu faccia quello che dice lei. Guardati Sicuramente non nell'occhio sono e parlami di italiani. me. E quando si arrabbia, ai 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 ai. Chi ha detto quando si arrabbia? Avete già scelto un nome? Sì, se fosse Un stato un martello uomo, nella l'avrete preistoria. chiamato Tia. Ma visto che è Già. un maschio, lo chiameremo Tio. Ma va bene, Ma ci che sta, nome è anche più bello, ma Tio? può andare. E perché è tutto questo cibo? Non ho capito. Andate, mangiate e festeggiate, allora! Se... Guardate come festeggiano i nostri amici dinosauri. Oh Gesù. Così fecero i dini. Il piccolo dino non si accorgeva di tutto quello che succedeva intorno a lui. Era stanco a forza di essere preso in braccio da tutti. Dino Perché i dinosauri e possono prendere in Tio braccio chiuse gli le altri? ali e Tio si addormentò. Poco tempo dopo il piccolo dino divenne un vero sfacciatello. Ma con l'uccello a Dio caso non ho preferiva capito giocare cosa con c'entra Cri, perché in Cri, tutto ciò. anche se era molto più vecchio di Tio, si lasciava coinvolgere volentieri in ogni stupidaggine. Vediamo un po' in che stupidaggine è stato coinvolto. Tio! Tio! Ma come l'ha chiamato? Tio o Non dicevo a te, o forse ti Dio? Che poi chiamo da due tu, brontosauri sai nasce dove un stia? tirannosauro? Perché? Madonna, Che serio? domanda stupida. Voglio che venga Tio, subito, senza chiedere il perché. Non facciamoci Guardate domande, la bene, Dingo puoi Picture ha queste finirlo, e idee. se lo vuoi solo vedere per Oddio, sgridarlo, quel è meglio dinosauro che mi tu ricordo una uccidi. meme. La meme da cui è nato. Chiamalo La subito. meme che è nata Sei da questo inutile. cartone, Non poi. hai mai sentito parlare di educazione moderna? Adesso ti faccio vedere io se è vero. Ma che è sto urlo possente? Sì, ci sono molti vantaggi di saper volare. Tio! Che Che cosa hai da urlare? Oggi non ho ancora combinato niente. Almeno mi sembra di non che... aver fatto niente. Non urla per causa tua. Io ho fatto arrabbiare tuo padre.
Interessante. Chris, diventi ogni giorno più sfacciato e impertinente. Posso permettermelo? Nessuno può farmi niente. Piacerebbe anche a me saper volare. Oh, ci mancherebbe solo questo. Vai anche troppo in giro con Chris. Ha una Che cattiva idee influenza su bizzarre. di te. Ma io me li immagino questi a doppiare Lo facendo sti vedi? Stai versi, già Madonna. diventando anche tu Non uno me lo far di me. pensare. Fra poco sarà finita. Ho deciso che andrai a scuola da ora, 3 ore al Oh, giorno. ha trovato il Scuola? miglior dinosauro per fare da insegnante. Sono ancora piccolo. Cioè da oro. I nomi poi sono Accidenti. bellissimi. Che poi oro è quello della meme. Madonna, le musichette poi. Che cosa è successo, zio? Hai litigato con tuo padre? Sì, papà ha deciso che dovrò andare ogni giorno da oro. È così vecchio. Sarà noiosissimo. Madonna, poi il Chris, microfono sembra che se lo ho una brutta mangiano nel storia molto doppiare. interessante. Non penso. Credimi, sono andata anch'io a scuola da oro. Prometto di Mamma andare mia, da oro domani, top! ma adesso voglio giocare con Chris, Top! fino a stasera. Certo, piccolo mio, ma andate un po' più lontano. A papà non piace vedervi insieme. Ma? Non voglio andare da oro. Che cosa faccio se mi dà ordine e mi sgrida? Ah, non ho più pallida idea. Per me sarebbe semplice, potrei volare via. Madonna, con che enfasi me lo dice Nessuno sta deve frase? insegnarmi a volare. Così potrò volare via quando la lezione diventerà troppo annoiante. Annoiante, non noiosa, Nessuno a quattro annoiante! zampe ha avuto questa idea Madonna finora. santa. Non so se funzionerà. Si può sempre provare. Madonna. Certo, proviamo. Ma senza ali sarà sicuramente molto difficile. Ma grazie al Per prima cavolo! cosa, devi procurarti degli ali. Ecco, ho trovato. Queste sono Bellissime abbastanza grandi, queste ali. Madonna, prendiamole bene. Se ti a volare imparerà, da suo padre le botte prenderà. Scherzi, se tu ti esci a parlano volare, sono con veramente una bellissimo, tonalità imparando a volare. bellissima, Tu cioè, mi sembri tutte la molto stessa tonalità. particolare, stai attento. Ora ti faccio vedere e poi tu dovrai ripetere quello che faccio io. Ok. Ok. Spero ci sia qualcuno nella chat. Più forte, devi sbattere i lali più forte e con più Ma è grazie. eleganza. È impossibile che Se non può mai io volare quel imparare a dinosauro. volare, più elegante deve diventare. Stai zitto, Piva, Ma altrimenti mi arrabbio. mi sa che devi aggiornare il banner sopra. Quale Per banner? tutti i dinosauri, Quella delle perché tu ci donazioni? riesci e io no? Quale? Forse per i principianti sollevarsi da terra è troppo difficile. Ma Credo di è aver provato a pesantissimo quel volare già da dinosauro. un Non volerà disegno. mai. Non è stato per niente facile da quello che mi ricordo. Oh. Mi sembra più logico. Puoi portarmi nel tuo nido? Devo proprio? Perché lo devo aggiornare? Non ho Partire da un capito. dirupo è sempre meglio che da un buco. Ma che è È la prima volta sta rima? che ti sento dire una cosa logica. Vieni qui. Wow. Quella roccia laggiù mi sembra adatta. Oddio. Ma cosa sto vedendo? Io mi sto chiedendo. E adesso? Con calma, sto cercando di ricordarmi. Ehi, Comincia a correre e tu sbatti le ali. controlla. Questo è tutto, ora Controllo. credo. Aspetta, forse ho capito cosa mi vuoi dire. Ma grazie al cavolo che è caduto quel dinosauro. Ehi, riprenditi, svegliati. Accidentaccio, che cosa faccio adesso? Svegliati, svegliati. Oh, grazie mille per la Mio! donazione di 1,58 euro, Ci mancava solo questo, arriva il grazie mille per la trauma. donazione, è un trauma, sì, grazie mille, no, allora, non mi arriva, se tu donavi direttamente da Streamlabs, si sarebbe auto-aggiornato la barra, e in più sarebbe uscita la notifica, quindi non essendo uscita la notifica non me ne sono accorto, grazie mille che mi hai avvisato della tua donazione, grazie, grazie. Sono felicissimo. Poi a fine live aggiornerò la barra, tranquilla. Sta arrivando tuo padre. Che cosa diavolo sta succedendo qui? Zio, ti è inciampato. Non ho parlato con te, ho parlato con Tio. Allora che cosa è Ma è successo? sempre incazzato Parli sto immediatamente. dinosauro. Ahi, alla mia testa. Che cosa stai cercando questi rami Perché verdi è già che sa che non è vengono finito in agitati? ospedale. Tio Ma non. vuole volare, ma può solo precipitare. Volare? Cri?
Ma guarda, qui c'è un delay tra video e audio pazzesco. Ad incoraggiamento. Grazie, grazie. Spero solo di aumentare sempre di più, di migliorare sempre di più su Twitch. Perché vi ricordo, ci stiamo avvicinando anche all'affiliazione. Manca poco. Cosa stai facendo con mio figlio? Quando sarà buio ti prenderò e ti riempirò di botte. Se un volatile del genere può riempire di botte un dinosauro del genere. Urgenti, è meglio stare attenti. Avete sentito? Mamma mia, che doppiaggio. I bambini Mio traumatizzati figlio è da sta stato a roba. casa da suo padre. Aveva la nausea e forti La mausia, tremori non la della nausea, la testa. mausia. Che non si sa Gli era cos'è. provocato un leggero trauma cranico, ma dopo qualche giorno, appena guarito, il padre gli diede una vera lavata di capo. Aspetta, sto aggiungendo la tua donazione. Aggiungo col tuo nick di Twitch. Così. Aggiungo subito. Così si aggiorna automaticamente anche la barra. Allora, mi avevi donato 1,58. 1, 6, 10 euro. 1,58. Allora. Tutta la vallata si sentivano i suoi rimproveri, ma la cosa peggiore per Tio Ecco era qua. che per tutto il tempo non aveva potuto vederti con Cris. Ho aggiunto la tua donazione. Così adesso la barra è aggiornata. E te l'avevo detto, L'ultima trauma volta che ti ho cranico. lasciato Già. giocare con Cris, guai a lui. Se si farà vedere ancora qui in giro. E con chi gioco adesso? Gioco con Cris, Costoca. alla tua stessa età. Non la posso soffrire, sa sempre tutto meglio di tutti. Non la posso Vieni soffrire. volentieri a lezione da Oro. Da domani andrete insieme. E adesso fila a letto. Ma fino a letto dove? Che non lo so nemmeno dove dormono sti dinosauri. Ehi, Tio, tutto a posto? No, non va bene per niente. Non posso più vederti e da domani devo andare a lezione da Oro. Forse il Ma tu dinosauro. certo la di fa. Forse lui ha un doppiaggio forse Ah, decente o è rispetto agli così, altri. o è un tipo in gamba, vedrai. Io però vorrei vederti ancora. Mi raccomando, comunque condividete Sì, la sto dietro di streaming. nascosto. Vedrai, Per sarà ancora più divertente. così arriverà più gente. Aumentiamo sempre di più. Ecco Beh, rispetto agli altri. Beh, sì. Oddio. Oh, santa pazienza, binoculari che non si sopportano. Vabbè, almeno. Non correrò il rischio che parliate tra di voi e che non mi ascoltiate. Madonna. Questo è peggio, secondo me. Con la tua botta in testa, Tio. Che? Abbastanza bene, grazie. Non mi fa più male. Beh, È tagliato pure a io metà il dovevo doppiaggio. giocare via, ma è arrivato ieri. Dove Ah, eravamo? Che ha alla geografia. detto? Geografia, sei giusto. Abbiamo parlato delle montagne laggiù. Wow, bella Sì, sta delle geografia. montagne vulcaniche. Esatto. Qual è la particolarità dei vulcani? Io sono molto Ma che alti animale è ed è quello? Dovrebbe faticoso essere un salirci. dinosauro. Sei proprio stupido. La particolarità è che sputano fuoco e fiamme Boh, e poi lungo le in primo pendici escono piano. fiumi di lava. Sciocchezze. Non sono sciocchezze. L'hai visto per Non ho davvero? parole No, io. ma lo vedi? Vuoi solamente darti aria. No, fa, ha ragione. I vulcani non sputano sempre fuoco, solo Non fa raramente. ragione. L'ultima Non volta è sputino successo sempre molto fuoco. tempo fa. Cioè, delle frasi Sarebbe bellissime. preoccupato perché potrebbe esplodere presto un'eruzione piuttosto grande. Un'eruzione, sì. Non si può sapere in anticipo? Sì, mio zio Huck ha detto che ci sono dei segnali, ma al momento non ci sono. I segnali che abbiamo osservato fino adesso non sono attendibili. Ma voglio farvi vedere una cosa. Ho inventato uno strumento che Un potrebbe istrumento, fermarci, madò. che parecchie settimane, se il Madò. vulcano esploderà. Ora Conosco bambini di 3 anni sognate che la disegnano morte con meglio. Ma anticipate serio? grandi risate. Ma che... Sei sempre tra i piedi, spostati. Se voglio ascoltare, devo disturbare. Wow. State attenti,
Attraverso questo imbuto, l'apparecchio riesce a sentire i movimenti del terreno molto prima di noi. È rumori che sente la macchina creano delle vibrazioni e prima che la terra si muova la macchina traccia delle curve. Non sapevo che i dinosauri erano così intelligenti nel costruire macchine del genere. Se non si muove niente... Lo stegosauro è già come leopardi, sì, addirittura. Oh, santo cielo! Funziona, la tua invenzione sta funzionando! Madonna! Cazzo. Sì, sta funzionando. Non so se è la qualità del video che fa un po' schifo o è proprio come è stato fatto sto cartone che... Con fuoco e tutto il resto? Forte! Non hai un minimo di cervello in quella testa da dino. Ma... Se esplodesse il vulcano sarebbe una catastrofe. Andate a chiamare i vostri genitori, dobbiamo decidere. No, no, è proprio così. No, nel senso che il doppiaggio, non ho capito se dipende dal video. Dovresti essere a lezione da oro. Se è anticipato o meno rispetto al video. No, ero a scuola, ma abbiamo fatto una scoperta. Abbiamo scoperto che ci sarà un'eruzione e Oro vi manda a chiamare. Un'eruzione? Ci mancava solo questo. Madonna, microfoni migliori potevano comprarli però. Non sarà una cosa grave. Sentiamo che cosa ne dice Oro. Io non mi immagino i bambini che guardano sto cartone. Che cosa hanno capito? C'è nessuno? È successo qualcosa? Perché stanno tutti correndo da Oro? Volevo dirtelo, Oro dice che è semplicemente doppiato come i film degli arti marziali degli anni 70. Beh, più che arti marziali direi film... film di quelli di basso livello. Perché già quelli di arti marziali, se prendiamo alcuni, sono fatti bene. Vai, attenzione, sta esplodendo il vulcano. Ora appare Domenico Bini che canta il vulcano. Sta arrivando un'eruzione come non si è mai vista prima. Come pensi di prevedere un'eruzione con questo strano apparecchio? Non ce ne sono. Ma dove è uscito questo? Nel senso della discrepanza tra il parlato e il video, ho capito. Osservando il cielo. Abbiamo imparato. Questo qua è uscito da non so dove. Hai citato il maestro, niente, ti stimo. È il maestro, è il maestro. Non hai mai imparato niente. La scienza fa progressi. Aspetta, ma sbaglio, ci doveva essere anche un'altra scena dei due dinosauri che fanno mamma e papà nel nuovo bebè e non se ne fanno più niente di te. Se appare quella scena, cioè, hanno vinto tutto. Volare. Vabbè che dovrebbe essere di questo cartone, se non erro. Per favore. Davvero? Quando potremo volare? Sì. Avete sentito? Volare. Adesso capite a che cosa serve il nuovo apparecchio di Oro. Madonna, ci mette anni per parlare questo. Avete saputo. Aspettate, vi faccio vedere. È un trucco. Non voglio perdere tempo con queste stupidaggine. Stupidaggine! Stupidaggine! Oh Cristo! La prossima volta fate doppiare italiani piuttosto che a tedeschi o rumeni che doppiano in italiano. L'eruzione distruggerà tutto. Dobbiamo andare via dove il pericolo non ci sia. Oh Cristo! Posso prendere la mia fionda? Per il momento non si prende niente, dobbiamo riflettere. Propongo di lasciar passare una notte e di riparlarne domani. Certo. E se Oro avesse ragione? Dio! Ma io non ho capito ancora se si chiama Dio o Tio. Ma doppiare Sesame Ilovich? No, vabbè. Eppure lo capirebbe anche un bambino. È tutto così chiaro. Forse al posto di Sesame Ilovich avrei detto anche Ibrahimovic. Volevo dire, avresti potuto... No, aspetta, se che? Non mangiarmi. Credimi, Chris, se rimaniamo qui, pochi di noi riusciranno a sopravvivere. Non ho capito, cioè, senza enfasi, senza paura, ha detto, non mi mangiare. Oh, grazie mille per il follow, Chico Red. Benvenuto in live. Mi hai stoppato anche il video con il tuo follow. Non è mai successo una cosa simile. Oro
Comunque, benvenuto, se vuoi seguirmi nei social, punto esclamativo social in the chat. Pare mio zio quel papero. Poraccio. Ho capito che è disegnato male, ma poraccio. Vai, ce la facciamo? Ma quell'uccello che cavolo ci fa l'ad minchiam? Secondo me è la stessa scena di prima, di quando parlava questo uccello, che l'hanno ripetuto, capisci come non avevano voglia di ridisegnarlo. Sembra appeso. Mi raccomando, condividete la live, che da due spettatori si sale sicuramente. Noi, volevo dire, noi, io e Pic. Va bene, ma non lasciarti contagiare da Pic. Non vorrei che stasera cominciassi a parlare in rima. Ma? No, no, con la rima non ci sto. E fu così che iniziò a parlare in rima. Ehi, Cree! Vabbè, ovvio, riciclano anche dalla Disney. Beh, questo non me ne sono accorto. Ma io ho detto che vado a nuotare con Pete. Speriamo che Pete. Ah, riciclano anche la Disney, figuriamoci loro. Vabbè, un conto è riciclare, che ne so, delle frasi, ma non delle scene intere. Mi crederanno. Certo, perché il nostro Pete non è poi così furbo. Vieni adesso, c'è ancora molta strada. Non ho capito dove devono andare questi due. Che poi, come cavolo cammina? Sembra un pollo disegnato male. Riceviamo visite, sta arrivando Cree. Ma? Dove c'è Cree, c'è anche Dio. Non sapevo ci fossero dei coccodrilli in questo cartone. Non sapevo. Aspetta. Ma cosa? Io non so nemmeno cosa sto vedendo. Ehi, c'è nessuno? Ma... Adesso. Ma che cazzo? Non riuscite a spaventarmi e soprattutto non potete mangiarmi. La mia pelle dura vi farebbe rompere i denti. Ah, certo, certo. Uffa, guasta feste. Potevi almeno fare a finta di spaventarti. A sfinta. La prossima volta. Nemmeno finta, a sfinta. Acqua. Io preferisco giocare sulla riva. Ma? Oh, è il vulcano. Cos'è stato? Ah no, è stato 5 secondi di terremoto. Io la para. Non puoi sentire che la terra trema se stai lì per aria. Ma ha detto terra. So io che ogni tanto non capisco bene. Niente. Ehi, basta, basta, cos'è stato? Allora adesso hai sentito. Oh, santo cielo, credo che non sia uno scherzo. Accidenti, guarda lì. Bello sto vulcano. Da dove è uscito? Non ho mai visto un vulcano che erutta in questo modo. Corri, zio, corri. Ci deve essere una caverna più avanti. Ai, che caldo. Usciamo da qui. Ma che caldo. Questa è una cagata pazzesca. Questa è un'opera d'arte. Ma? Top dinosauri spaventati. Cadendo il mondo, piove fuoco, l'acqua bolle e noi moriremo. Oh, aveva ragione. Nessuno poteva saperlo. Avrebbe potuto sbagliarsi, in questo caso saremmo fuggiti inutilmente. Ah, è giusto, è giusto. Il vulcano bruceranno tutti. Credo che noi abbiamo avuto più fortuna. Ma i miei genitori, Oro e P, e... No, non farla così brutta. Forse hanno creduto a Oro e sono fuggiti in tempo. Non credo. Chi lo sa, chi lo sa. Che fine avranno fatto i genitori? Fermati, sei impazzito, stai qui. Non puoi uscire, guarda dovunque c'è fuoco liquido. Non riuscirai a passare. Che cosa possiamo fare? Siete fottuti. Devo aspettare. Siete fottuti. È facile parlare, ma fa terribilmente caldo qui dentro. Se dobbiamo rimanere qui ancora a lungo, diventerò una salamandra del fuoco. Cos? Il coccodrillo non si trasformò in una salamandra. Beh, grazie al cavolo. Il gruppo di amici dovette rimanere molti giorni nella caverna. Avevano una fame e una sete terribile. Ogni tanto uno di loro metteva fuori la testa per vedere, ma doveva rientrare subito. L'aria era così soffocante che si respirava a malapena e la pioggia di fuoco continuava a cadere. Beh, se la pioggia di fuoco è come quello di prima, fa malissimo. Mamma mia.
disastro qui? Perché non metti in ordine nessuno? Ma cosa in ordine? Dove sei? Bene, lui senza paura. Adesso c'è qualche cosa da mangiare là fuori. Brucia ancora la terra. Calmati. Una cosa alla volta. Prima di tutto, la terra non brucia più e si può respirare abbastanza bene. Ma non c'è altro. Una storia un po' particolare questa, c'è da dire. Non è rimasto più niente di quello che c'era prima. Guarda, è tutto distrutto. Oh, grazie mille per il follow, Santi Akbo Akbdo, top nickname. Benvenuto in live. Dove sono finiti gli alberi e le feci? Grazie mille per l'host, comunque. Basta lamentarsi, io non posso farci niente. Saranno morti sicuramente tutti. Cri, siamo rimasti soli al mondo. Ma l'espressione faccenda non cambia. Beh. Anche se sta piangendo, anche se sta parlando. La faccenda è messa piuttosto male. React my music. Ho dormito Sì, e su quel albero sono nato io. Send the link. Ma non lo on Instagram. Se ascoltato non avremmo potuto cambiare le cose. A cambiare o no, ma avremmo potuto cercare un altro posto per vivere. Oro, sei vivo! Dove sono gli altri? Non lo so, ma dopo quello che è successo, ai ai ai. Credi che i miei genitori siano morti? Why? Chi può dirlo? Spero che siano fuggiti in tempo. E tu? Come mai sei ancora qui? Do you speak Italian? I segnali sempre più forti sono andato via e mi sono riparato in una caverna fino a questo momento. Sei fuggito? E hai lasciato gli altri in pericolo? Argentino. No. Ho capito. Parecchie ore prima dell'eruzione li avevo avvertiti, ma hanno litigato tra di loro perché alcuni non volevano credermi. Allora sono scappato da solo. Dobbiamo cercarli, forse sono ancora vivi. Dio ha ragione. In ogni caso, qui non possiamo più rimanere. Meglio andare a cercarli. Mamma mia. Vantavi, ma dobbiamo tornare. You Italia? Yes. Allora, mi sta intrigando un po' come storia. Sta lasciando il doppiaggio. In quale direzione dobbiamo andare? Che? La tua macchina può aiutarci? No. Dobbiamo cercare a caso. Prendo 4 bastoncini. Ma, e il più corto sarà il sud. Il secondo per l'est, per il nord e il più lungo per l'ovest. Chi vuole scegliere? Wow, che tecnica di... Che tecnica aggiornata. È il più lungo. Ovest. Manco ovest. Ce la faranno i dinosauri a salvarsi e a trovare gli altri? Mistero. Io, Cri e Oro partirono. Era proprio come aveva temuto Oro. Non tutti i dini erano riusciti a salvarsi. Molti erano morti. Perché parli in questo modo? Ma di loro non c'era nessuna traccia. Ecco, l'uccello sembra dietro. Non c'era più niente da mangiare. Erano sempre più deboli e più affamati. Sempre si appoggia. Non rinunciare alle ricerche. Ma ad un tratto arrivò Cri agitato. Oh... Cosa sarà successo? Dio, Oro, venite, correte! Correte! Più avanti c'è da mangiare, erba, non molta e non molto verde, ma è meglio di niente. Oh, c'è dell'erba! Non quell'erba! Attenzione! Che per caso strano, solo lì è rimasto dell'erba. Ma dove è uscito un gorilla? Chi vi ha dato il permesso di mangiare la nostra erba? Restituitecela. Ma? Come vorresti riavere. Non sapevo che i gorilla vissero in quel periodo. Di che squadra sei? Di calcio o dell'Inter? Non volevamo rubarvi niente, ma siamo così affamati. Per settimane non abbiamo mangiato niente. Ancora un po', poi proseguiremo. Non hanno mangiato molto e quel cucciolo mi fa pena. Sicuramente avrà perso i genitori. Ah, penso i genitali. Madonna. Una volta.
Non sei una scimmietta simpatica. Come ti chiami? Braia! Come? Dove vieni? Braia? Siamo proprio sotto il vulcano. Quando è scoppiato l'eruzione siamo stati divisi dagli altri dini. Stiamo cercando i genitori di Tio. Avete visto per caso passare dei dini? Oh, Inter, no, Laurato Martinez. I dini che vediamo dopo l'eruzione. Forse Cree ha scelto il bastoncino sbagliato. Dovremmo andare nell'altra direzione. Forse sì, ma adesso è impossibile tornare indietro. Dobbiamo recuperare le forze. Mamma mia. Dragon. Che italiano perfetto. Qui da noi. L'erba basterà per tutti. Top espressione. Piangere piccino. Potete rimanere. Quando vi sarete rimessi in forza, continuerete le ricerche. È la cosa migliore per noi. Ed io potrei lavorare alla mia invenzione. Madonna, sto diventando rimbambito a guardare questa roba. Ora hai inventato una macchina che è in grado di prevedere l'eruzione dei vulcani. Wow, bellissimo. E perché non sei stato Thank in you. Grado di prevedere questa eruzione? Basta che non mi scrivi. Rieccoti. Spiegami meglio. Mi sembrava strano che tu non ci fossi più in live. Hai una macchina anche per me. In cambio potete rimanere. Vieni piccola, adesso sta di. Scusa, ma il gatto aveva 5 minuti. I gatti quando hanno i loro 5 minuti. Bene, in poche parole siamo arrivati che i dinosauri separati dai genitori sono arrivati dai gorilla. Oro e Dragon lavoravano tutto il giorno alla macchina. Cala coccolava Tio come poteva. Ma la sera, prima di... Che poi lui è piccolo. Ho capito. Sempre molto triste pensando ai suoi genitori. In questi momenti neanche Cala era in grado di consolare. Enna Madonna. Un giorno Cree ritornò eccitato da un'espulsione con Raya. Da un'espulsione? Ha detto espulsione? Venite. Che cosa è successo? Sei fuori di te. Raya, non di testa, Raya di te. Escursione, no, ho capito, espulsione. A come hanno parlato. Ho raccontato soltanto a Cree che mentre stavo scappando nelle caverne durante l'eruzione, stavo per essere schiacciata da una zampa gigantesca. No, madonna. Da una zampa gigantesca? Beh, hanno trovato... Sicuramente hanno trovato i genitori. Esattamente, ma era una zampa sicuramente molto più grande di me. Un dino! Era sicuramente un dino! Ci ricordi dai, in quale direzione correva la zampa? No, mi sono dimenticata. È facile, se la zampa stava per schiacciare Raya, genio, vuol dire che correva nella nostra stessa direzione. E noi siamo corsi verso ovest. Ora abbiamo un indizio. Cree, Oro, i miei genitori vivono. Calmati, piccolo, sappiamo solo che un dino è vivo. Ma hai ragione, è ora di partire. E pattiamo. Io, Oro e Cree salutarono le scimmie. Oro regalò una copia esatta della sua macchina al gorilla. Le scimmie promisero di accendere la macchina ogni giorno. Perché ha costruito un'altra macchina identica. Avesse cominciato a segnare dei grafici. Adesso i dinosauri sono diventati anche intelligenti. Preparato un sacco con le provviste, i nostri amici partirono. Vediamo se troveranno prima o poi i genitori. Che poi dinosauri e gorilla, appunto, mi sono chiesto prima com'è possibile. Hanno vissuto nello stesso periodo? Cioè, la storia, questi non so se la sono studiati un po'. Qui ci sono delle tracce, guarda qui, sono tracce. Dove? Proprio davanti a te. Ma hai ragione, ti ho ragione. Senza dubbio, queste sono tracce di Dino. Oro, li abbiamo trovato i miei genitori. C'è una differenza di qualche milione di anni. Già. Non sono andati più avanti. Che non c'è niente da mangiare. Qui squiglie. Cosa importa? La cosa che conta è che siano vivi. Non c'è qualcosa che non mi convince. C'è qualcosa di strano. Ci ha messo del tempo per dire quella frase. Lì, più avanti. Eccoli. Che poi quel dinosauro salta invece di camminare. Non so se avete notato. Ma? Ma che cos'hanno? Sembra che vogliono attaccarci. Lo sapevo. Che c'è qualcosa di strano. Ma che... Vola a guardare che cosa sta succedendo. C'è un complotto. Sempre io e fossero impazziti?
Se avessi il cervello pieno di cenere? Ti prego, Cri. Ma? Va bene. Comunque ma ora è sempre al limite dell'ictus. Madonna, vero? Che ritorni. Per come parla. Rieccolo sto dinosauro. Ho immaginato che fossi tu. Non mi riconosci? Sono io, Cri. Non mi vogliamo qui. Greve. Via mosso un cane velenoso. Siete che? Impazziti? E questo è il modo di salutare degli amici creduti morti? Amici, amici, venite qui solo per mangiare. E non c'è abbastanza cibo neanche per noi. Per voi non c'è niente. Poracci però. Puoi tenere la tua bacia secca. Che cosa intendi dire con erba secca? Ora abbiamo cibo migliore. Guarda. Madonna. Ma santo cielo. Si sono mangiati altri dinosauri? Carnifori. Carnifori? Manco cannibali, carnifori. Ehi, Pig. Sei impazzito anche tu? Il mio cuore era allegrato. Madonna. Madonna, questo qua mi sta sui nervi. Sei cambiato. Ci sono anche i genitori di Tio? Dove sono? Ci fu proprio una gran lite e le amicizie sono finite. Ma basta parlare in rima. Che due balle. Sono ancora vivi? Non credo. Mi sa tanto che il tizio si è mangiato i genitori di Tio. Per questo se ne sono andati. Hanno pensato che da qualche parte ci fosse. Comunque questo film è il frutto di una serata di droghe pesanti. Ma verissimo. Anzi, ho saputo che non è stato nemmeno doppiato da italiani. Forse a ovest c'è veramente molto cibo. Ho sentito questo io. Il vulcano ha distrutto tutto. Ha distrutto. Comunque è come qui. Ne ho abbastanza. Non è più sicuro vivere qui. Se rimango ancora mi mangeranno per cena. Ma sa proprio di sì. Cri, Cri. Allora, che cosa hanno detto? Lei è andata davvero, la cenere nel cervello sono impazziti. Me sa anche di più. Sono i genitori di Dio? No, per fortuna, perché anche i suoi amici sono diventati carnivori. Cosa? Carnivori. Abbiamo capito. Non so esattamente, non ho capito bene. Pig ha parlato in rima di liti e disaccordi. Disaccordi? No, è così. Pig è con loro, è diventato anche lui carnivoro. Non credo, mi sembra abbastanza normale, per quanto normale si possa chiamare Pig. È una parola parlare di normalità in questo cartone. Se vado a parlare personalmente con Art, in qualche modo riuscirò a scoprire dove sono andati i tuoi genitori. E vai a scoprire. Attento, non farti mangiare, abbiamo ancora bisogno di te. Madonna, qui alcune lettere se le mangiano. Cioè non si capisce una mazza. Se no qualche parola. Risparmiati il fiato. Lo so che sei capace di gridare. Dimmi dove sono andati gli altri bimbi. Ah, se vuoi proprio saperlo, se ne sono andati a ovest, ma credo che siano già morti di fame. Beh, lo dici tu questo. Non sono morti di fame. Più a ovest troveranno da mangiare. Troveranno molte piante. Voi invece che mangiate carne siete destinati a morire. Stiamo diventando sempre più forti. Io voglio conoscere chi ha doppiato il cattivo. Madonna, serio. E soprattutto chi li ha disegnati anche. Noi restiamo qui. Zio Hack, forse. Stai lì, tu non capisci niente. No, poraccio. Ognuno decide per se stesso. Pig, che cosa vuoi fare? Ho parlato già con Fa. Questa notte via di qua. Va bene, vi aspettiamo. Che cosa avete da parlare sottovoce? Che cosa state tramando? Vattene ora! Che poi nemmeno sottovoce parlavano. C'è da dire. Oro raccontò a Tio e a Cri quanto aveva scoperto parlando con Ark.
quando avrebbe fatto buio, Pig e Fa sarebbero scappati via dai loro amici. Decisero di non dormire, ma di camminare tutta la notte. Volevano già essere lontani quando si sarebbe svegliato Ag. Alle prime luci dell'alba vide... Ah, stiamo già finendo. ...stava man mano sempre più fertile, nonostante Tio non potesse fare a meno di tormentare Fa. Ma... Oddio. Strano che tu non sia rimasta con i carnivori. Hai sempre fatto tutto quello che diceva tuo zio. Meno male. E meno male sì. Quello che diceva tuo padre, e neanche lui. Anzi, se avete altri cartoni cringe del genere da consigliare, potete farlo benissimo. Mandatemi qualche link su Instagram se conoscete qualche cosa di più cringe o simile. Non fa nessuna differenza. Ehi, sbrigatevi. C'è dell'acqua fresca e limpida laggiù. Piante verde fantastiche. Mamma mia, con che entusiasmo. Ma che cavolo sono quegli animali? Ci sono i cervi anche. Tutti quelli della Dingo sono oro puro. Adesso arriviamo noi. Ma anche quelli di Mondo TV ho saputo. Come ai vecchi tempi. Cioè, cosa te ne pare più? Non so se te ne sei accorto, ma ci sono i cervi in questo cartone. Quel che cri per noi fumò, la cucagna ci portò. Che? Hai ragione, Pig. È meraviglioso qui. La cucagna. Se i miei genitori sono arrivati fin qui, perché non sono rimasti? Sì, è quello che mi sto chiedendo anche io. Oh, c'è un coccodrillo. Oh, Dio, questo sembra proprio un coccodrillo. Dimmi, sto cercando i miei genitori. Pensavo di trovarli qui. Grandi dini? Più grandi di te? Sì! Ultimamente ci sono stati grandi dini qui, ma poi mio cugino ha raccontato che un po' più avanti c'è ancora più cibo. Saranno stati sicuramente i miei genitori. Oro, Cri, li abbiamo trovati! Yuhu, siamo stati fortunati proprio qui! Sono Madonna, questo non lo sopporto venuti. Più, sto dinosauro! Va bene, lascia perdere. Ma sta musichetta poi? Da dove è uscito? Non c'è musica più azzeccata. Mio cugino! Mio cugino! Sono Tio Secondo! Top citazione! Tio Secondo, sei sordo? Perché secondo? Avevo un fratello una volta, ma ora è morto. Tio, devi essere tu. No! Tio è sicuramente il tuo fratellino. Il fratello di Tio abbiamo trovato. Sembra uscito della tua stessa fabbrica. Beh, me sa proprio te sì. Non è vero. Conoscono Elio questi. Chissà. Certamente no, Cri vuole dire solamente che vi assomigliate molto. Vieni, portaci dai tuoi genitori. Tio, cosa è? Non sei felice di aver trovato i tuoi genitori? Sì, certo, ma forse non mi vogliono più. No, poraccio. Ho fatto un piccolo dino che mi assomiglia così tanto. Mamma e papà hanno un nuovo bebè, non se ne fanno più niente di te. Sì. Come puoi dire una cosa simile? La maggior parte di noi ha fratelli o sorelle. Bella sta frase! Allo stesso modo. Questa è una frase storica. Grazie mille Jay Fenix per il follow. Benvenuto o benvenuta nel cringe. Questo è il cringe. Solo per te voglio risentire questa frase. Merita, merita. Che mi assomiglia così tanto. Sentite. Mamma e papà hanno un nuovo bebè, non se ne fanno più niente di te. Come puoi dire una cosa simile? La maggior parte di noi ha fatto. Sta frase storica. I amano tutti i figli allo stesso modo. Io ho conosciuto grazie a sta meme sto cartone. Non so nemmeno come li ho conosciuti sta meme. Triste. Abbiamo trovato una nuova casa. Ma sembra incazzato sto dinosauro. Avremmo dovuto tornare indietro e cercare Tio più a lungo. Chi lo sa, forse è ancora vivo. Lui e Cri erano abbastanza lontani dal vulcano. Lontani, non lontani. Mamma! Mamma! E urla più forte! Che razza di dinosauro! Siamo noi! Sembra che ci aveva l'autotune il tizio! E quello ride a caso! Grande gioia quando i genitori. Il padre è contento di esserlo tolto dalle palle. Povero. Solo Fa era un po' triste. Tio aveva ritrovato i suoi genitori, ma lei. Ma perché sta piangendo? Sola. La madre di Tio strinse Fa tra le braccia e promise fin d'ora di occuparsi anche di lei. Anche Tio II era molto felice,
Ah, l'ha chiamato Tio Secondo. Topo Fantasia. Mi insegna a volare? Ecco. Provarci, Cri. Ecco. Più tardi, quando farà buio, laggiù, vicino a quella roccia. Ma psst, non parlare. Sembra che siamo tornati indietro nel tempo. Promesso. Tio Secondo è una stirpe imperiale. Non esageriamo. Ah, mo sono diventati amici quei due. La musichetta è figa però, dai. È memosa. E si conclude questo cartone. Però leggendo dal nome, mi sembra tedesco questo cartone. Quindi i tedeschi che hanno doppiato questo cartone in italiano, avete rovinato una generazione di bambini. Mario Cunel. Salutiamo Mario Cunel. Cioè, io non ho parole. C'è un cartone tedesco che ha doppiato sta roba. Va bene. Ditemi voi se...